Educare non è mai stato facile, oggi è ancora più difficile perché siamo in una società in cui si vive un'emergenza educativa. Il libro Educare alla speranza, itinerari pedagogici e didattici speciali, affronta il processo educativo e fornisce importanti contributi di autorevoli docenti universitari a chi svolge il ruolo di educare, perché educare si può ancora. Il libro è a cura di Anna Maria Favorini, professoressa di didattica e pedagogia speciale alla Facoltà di Scienze della Formazione, Università Roma III. Come si può oggi educare alla speranza? Educare alla speranza è un tema di estrema attualità, direi è proprio una speranza di poter educare alla speranza attraverso le forme che noi abbiamo a disposizione, dalla famiglia alla scuola e all'estrascuola. Il libro è stato presentato nell'Aula Magna del Rettorato di Roma III. Il dibattito è stato moderato dal direttore di Rai 1 Mauro Mazza, che ha fatto autocritica sulla sua generazione. Tra i responsabili del panorama senza speranza di oggi per i giovani c'è la nostra generazione, che oggi ha tra i 50 e i 60 anni, che ha ereditato un mondo sì disperato del dopoguerra, ma anche in grado di ridare la spinta per risalire dal basso, per dare una prospettiva di futuro ai giovani di allora. Mentre la nostra generazione oggi ha occupato più o meno precariamente i luoghi di potere, di lavoro, di responsabilità e non soltanto resiste a mollare i propri posti ai giovani che premono, che aspettano, che sperano, ma che non dà, a differenza dei genitori, dei figli della guerra, i nostri genitori, non dà a questi giovani una prospettiva di futuro e quindi di speranza. Perché oggi c'è un'emergenza educativa? C'è per tanti motivi, due dei quali più precisi sono una riduzione di speranza nella formazione da parte dei giovani che non vedono nella scuola un elemento di avvicendamento delle generazioni e di aggiornamento delle culture del passato e anche un terribile disimpegno educativo dei docenti. Se non si supera questo doppio disimpegno, la sorte della scuola è segnata, ma il libro che oggi abbiamo presentato ci induce invece alla speranza. La TV deve o non deve contribuire ad educare? Certamente non deve diseducare come qualche volta è capitato e capita tuttora. Credo che sia finito il tempo dell'indifferentismo in cui si possa mettere il vero e il falso, il bene e il male sullo stesso piano e che la gente poi possa scegliere liberamente. La vera libertà è scegliere sapendo già cosa è bene, cosa è male, cosa è vero e cosa è falso. E la televisione e i media in questo possono contribuire molto. L'evento è stato promosso da Monsignor Lorenzo Leuzzi, direttore dell'Ufficio per la Pastorale Universitaria. L'università deve aggiungersi alla famiglia e alla scuola per svolgere questo ruolo? L'università deve tradurre in termini culturali questi nuovi processi educativi o questi nuovi bisogni, perché il tema della speranza oggi non può essere legata a un buon desiderio, a un buon bisogno o un'emozione, ma ha bisogno di essere tradotta in concreti impegni formativi e soprattutto in concreti progetti di presenza e di costruttività. Ai tanti studenti di scienze della formazione presenti in aula, la speranza di diventare educatori del futuro è stata data dal professor Morcellini. Primo, vi chiedo di essere portatori concreti, portatori sani di questa speranza. Solo così le parole che vi diciamo, anche se non funzioneranno tutte, vi faranno compagnia nei momenti di difficoltà, perché l'attività formativa è drammaticamente piena di crisi e di difficoltà e questo forse è il segno che funziona. Noi abbiamo bisogno di sentire che qualcuno protegge il nostro lavoro, ma credetemi, buona parte di questo mandato è affidato alla vostra forza. Siate consapevoli di essere studenti di formazione.